Bene, cari amici, continua il mini tour in questa splendida terra, la Sardegna. Siamo anche oggi ai piedi del Gennargentu, il territorio delle novelle di Grazia Deledda, una delle più grandi scrittrici dell'Ottocento, che è nata naturalmente qui vicino a Nuoro. Anche oggi saremo in compagnia degli amici del Nautilus Club Tubertini, con noi anche Innocenti Gelolamo, che è il presidente di questo lago, che è una riserva. Poi insieme a lui gli daremo le informazioni utili per raggiungere questo luogo e i regolamenti naturalmente vigenti in questo lago. Il lago è il lago di Govossai, veramente un lago bellissimo. Attualmente purtroppo il livello è basso dato il periodo di siccità in cui versa la regione. Speriamo di poter catturare qualche bellissimo esemplare di Titinche, ci sono anche delle splendide esemplari di Trote e quindi seguiteci con la speranza di raccontarvi una bella giornata di pesca anche oggi. Siamo con Claudio, il più giovane del Nautilus Club. Dovrebbe essere una bella trota iridea. Eccola qui, veramente bella. Bravo Claudio. Eccola qui, che va, ritorna nel suo ambiente. Bravo Claudio. Per essere il più piccolo del gruppo, sicuramente per essere il più bravo. Bene, siamo con Gerolamo, che è il presidente di questa riserva, al quale naturalmente chiediamo innanzitutto come raggiungere questo splendido specchio d'acqua e i regolamenti naturalmente particolari per tutto quello che è necessario per venire a pescare in questo lago. Allora, lo raggiungiamo facilmente da Nuoro, per Fonni, ai piedi della montagna, all'ingresso di Fonni. Questo è un lago che contiene circa 3 milioni di metri cubi di acqua. Sono presenti le trote E poi c'è la tinca. e le tinche che sono bellissime e molto sane. Il regolamento di questo lago è abbastanza semplice, si iscrive con un permesso annuale, si pesca 2 volte alla settimana con un massimo di 20 pezzi. Abbiamo dei permessi giornalieri che li apriamo dal 1° luglio fino al 30 ottobre. Quindi per chi viene da fuori c'è la possibilità del permesso giornaliero, Certo, c'è che il viene permesso rilasciato giornaliero. in alcune strutture qui. Viene rilasciato per il momento ancora nei bar del paese che sono attivi. In seguito qui abbiamo un progetto dove verrà realizzato un chiosco, una pista disabili, un ingresso disabili, postazioni disabili, che i lavori sono già. Un bel progetto. Sì, sono già partiti. Bene, noi ringraziamo Gerolamo per la sua. Naturalmente lui sarà qui con noi, pescherà con noi, perché anche lui è un pescatore. Più tardi ci raggiungeranno l'amministrazione comunale, in rappresentanza del comune di Fonni, al quale poi naturalmente chiederemo eventualmente cosa offre, oltre alla pesca, questo bellissimo territorio. È piccola ma è un bellissimo esemplare di trota a fario.
il momento stiamo catturando delle trote, belle trote. Questa è una bellissima Fabio. È veramente una superba e bellissima Fabio, guardate che colori. Ha una vela veramente bellissima, anche le pinne sono intatte. Eccola. Questa volta dovrebbe essere l'idea. Abbiamo sicuramente davanti un branco di trote. Bene, oggi vi volevo far vedere anche una nuova soluzione in alcune situazioni, soprattutto per esempio come adesso in questo lago in cui il vento sta aumentando, una soluzione per affondare subito il nostro monofilo. Soluzione che è ottima anche naturalmente normalmente, anche se fuori da queste eccezioni, perché ci consente di tenere appunto sul fondo tutto il nostro monofilo e quindi non essere assolutamente visto dai pesci, evitando anche in alcuni casi le false partenze dovute al fatto alla sospensione del monofilo in acqua con dei pesci che naturalmente vanno a toccare il monofilo e noi avvertiamo delle false partenze. Basterà inserire una sfera scorrevole di piombo naturalmente di circa 20 grammi sul filo proveniente dal mulinello, seguita da uno stopperino che avrà la funzione appunto di andare a bloccare la sua corsa verso la nostra montatura. In questo modo lo stopperino blocca la corsa del piombo verso il basso. E a questo punto, dopo aver montato quindi il piombo scorrevole, andiamo a montare il nostro method, che avrà quindi la montata sempre in line. Eccolo qua, lo facciamo fuoriuscire. Anche in questo caso andiamo a inserire uno stopperino che bloccherà a attenuare naturalmente la discesa del pasturatore verso la girella. Andremo ad inserire il nostro terminale, in questo caso abbiamo già preparato, la girella che collegheremo con un classico nodo. Basterà effettuare delle spire e poi andare a inserire di nuovo il capo libero nell'asola iniziale. Serriamo, tagliamo l'eccedenza ed ecco il risultato finale. La distanza che intercorre tra lo stopperino che abbiamo inserito per bloccare la corsa del piombo scorrevole e il pasturatore sarà determinare naturalmente la distanza che una volta lanciato avremo tra il piombo e il pasturatore. Eccola, dovrebbe essere una bella tinca, vediamo già i colori, il suo verde confondibile, è veramente un bellissimo pesce. Adesso ha avuto una partenza veramente fulminea. Eccola qui a guadino. Guardate che bellissima e coloratissima livrea. Si è venuto a trovare l'assessore al turismo del comune di Fonne, Antonello Balloi, al quale naturalmente vogliamo chiedere, approfittando della sua presenza, cosa offre questo territorio del comune di Fonne ai noi pescatori o comunque alle famiglie di noi pescatori che vogliamo naturalmente, oltre a passare una giornata di pesca, fare i turisti e quindi visitare qualcosa di bello che questo territorio offre.
Intanto benvenuti. Forni è il paese più alto della Sardegna e a 1000 metri sul livello del mare. Oltre ai paesaggi incontaminati, Forni offre varie varietà di turismo. C'è il turismo archeologico con un unicum che è un acquedotto che risale all'età neolitica che si chiama Gremano. Inverno con la neve naturalmente lo sci. Il 7 e l'8 dicembre Forni apre le porte del paese a cortes apertas e quindi a tutti quelli che vogliono venire a visitare Forni. A Forni in quei giorni è possibile vedere gli antichi mestieri, l'antica tradizione, tutto quello che è la storia, la tradizione e la cultura di Forni. Ospitalità massima per tutti quelli che quei giorni hanno il piacere di venire a trovarci. Bellissima tinca del lago Cocossai. Ecco, vedete la beccata. Un'altra tinca, ma forse non è di quelle sicuramente dimensioni di prima. Una tinchetta veramente bella. È 3-4 volte più piccola di quella di prima, però sicuramente è un bel pesce anche questo. Ha delle pinne stupende. Naturalmente li lasceremo subito. Abbiamo avuto una partenza anche sulla Galaxy Feeder. Non vedi che si è incocciato? No, la lasciamo andare. Eccola. Purtroppo il fondale qui non è dei più semplici. Siamo riusciti a farlo uscire. Dopo averla testata con le orate, con le carpe bellissime, adesso anche una bellissima tinca del lago di Cocossai. Eccola qua che sta venendo a guadino. L'abbiamo catturata a method con l'innesco delle nuove pellet Mado Giubertini. Veramente una bellissima tinca anche questa. Colori stupendi, veramente un misto tra verde, verdino e arancione. Vi lascio, naturalmente lo facciamo immediato, perché questi pesci, bellissimi pesci, dalla rivea perfetta, vanno trattati bene, vanno accompagnati in acqua col guadino. Bisogna assicurarsi che il pesce abbia ripreso le sue forze e rilasciarlo solo quando siamo sicuri che possa ritornare integro nel suo ambiente. Ecco qua. Dalla velocità con cui è andato via, sicuramente ha ripreso appieno le sue forze, quindi ritornerà nel suo ambiente. Ecco Claudio, anche Claudio in cattura, sicuramente un momento propizio questo, dovrebbe essere anche questa una tinca. Claudio sta pescando con lo stream feeder, è una delle nuove promesse della Nautilus Crepe Giubertini, bravissimo. Claudio, a differenza, sta pescando con i rocket. Bravo. Naturalmente rilasciamo anche questo, va subito, bisogna ossigenarli i pesci, assicurarsi naturalmente che sono già belli pimpanti e poi rilasciarli. Ecco qua. Sembra sicuramente il momento buono, dopo tanta inattività. Abbiamo avuto l'ennesima partenza. No, eccola qui ancora, forse è una trota da come
da come combatte non è una tinca sicuramente questa volta. C'ha delle ripartenze fulminee. Questa volta la partenza è venuta sulla Concept, bellissimo salto, è una bella trota, mancava l'appello. La stiamo combattendo con la Concept 12 piedi medium light, sicuramente la canna adatta per combattere questi pesci. Tra l'altro siamo con un terminale sottile, sicuramente questi pesci sono in salute, sprigionano in fase di partenza una potenza esagerata. Tra l'altro, essendo una trota, anche dei denti sicuramente abbastanza aguzzi, quindi guardate che potenza. Sinceramente i pesci sono difficili, perché comunque pescare con un'acqua così limpida non è semplice, bisogna naturalmente affinare il tutto, ami, diametro dei finali, però sinceramente poi una cattura di questi pesci alla fine ripaga. Abbiamo catturato delle tinche veramente splendide, delle trote falio, questa in questo caso è una splendida ridea. Eccola qui a Guadino, grazie ad Angelo. Guardate che pesce, eccola qua, guardate che bella. Siamo sicuramente intorno ai 2 kg. Veramente un lago spettacolare, pesci stupendi. Facciamo un focus veloce sulle attrezzature e gli accessori che abbiamo utilizzato in questa bellissima sezione di pesca. Partendo dalle canne, abbiamo utilizzato le nuovissime Galaxy Feeder, abbiamo testato anche questa stavolta con le tinche. In abbinamento a queste eccezionali canne abbiamo abbinato due altrettanto validi mulinelli, l'Oryx 7000 e l'immancabile Toda 6005. Come pastura abbiamo utilizzato un mix di fondo Big in aggiunta con dello Strawberry. Abbiamo testato in anteprima anche le nuove Concept Bite, è una serie di Mico Pellet e Mico Boilers a svariati gusti. In questa occasione, dovendo insidiare le tinche, abbiamo preferito la versione dolce, quindi al miele e allo strawberry, con dei dippi appositi sempre aromatizzati all'aroma dolce, come lo sweet cream e il pastoncino. Abbiamo testato naturalmente in anteprima, perché sono a disposizione da poco tempo, e anche questo test è stato superato ampiamente da questi ottimi prodotti. Per entrambe le montature che abbiamo utilizzato in questa sessione di pesca bastano veramente pochissimi accessori, quindi per il running rig basta delle girelle scorrevoli come i TB7005, mentre per entrambe le montature bastano delle girelle, in questo caso doppie, come i TB1002, sempre di casa Dubertini, e dei stopperini TB4005, che hanno naturalmente il compito di ammortizzare la discesa del pasturatore sul nodo. Naturalmente i monofili utilizzati per costruire i nostri terminali, alla Next Fluorine, che naturalmente è un ottimo fluorine. Oggi abbiamo utilizzato anche un nuovo fluorocarbon di casa Momoi, il Soflex. Bene, come avevamo pronunciato all'inizio di questo mini tour, la Sardegna è una terra di antiche tradizioni, una tra queste, quella che noi preferiamo, adesso stiamo apprezzando in modo particolare con gli amici del Nautilus, è la merenda sarda. Oggi abbiamo trascorso una bellissima giornata di pesca, abbiamo catturato delle bellissime trote, delle tinche veramente sembravano dipinte per quanto erano belle, con i colori veramente stupendi. E quindi io chiuderei qui questa bellissima esperienza al lago di Govossai con un brindisi, e vi rimandiamo alla prossima avventura di Dubertini Feeder & Tour.